Alta velocità, summit tra sindaco e forze economiche. La città chiede di accelerare il progetto. Scuola, si organizza la ripresa delle lezioni. CISL sulla gestione del Green Pass, è mancato il confronto. Arsiero, scontro con un'auto, muore un motociclista 25enne denunciato per omicidio stradale. Nanto, le fiamme gialle scoprono una serra di marijuana all'interno di un appartamento, arrestato un 30enne. Pusher vende droga a Campo Marzio, inseguito e bloccato dalla polizia locale tra gli applausi dei cittadini. Filo Vicenza, quale futuro per i giardini Salvi? I vicentini chiedono eventistica almeno 100 giorni l'anno. Buonasera, benvenuti al TG Vicenza. Apriamo il nostro telegiornale con un summit per l'alta velocità. Alta velocità, vietato sbagliare. Un investimento sul futuro, una scommessa per le aziende pronte a scegliere il trasporto ferroviario per abbassare i costi, calare i prezzi, diventare più competitive sul mercato e ridurre l'impatto ambientale. Non è poco, anzi è tutto. C'è in gioco il futuro di Vicenza e per questo oggi alla Camera di Commercio sono state chiamate a raccolta tutte le forze economiche per condividere idee, progetto, luci e ombre dell'alta velocità. Che andremo a cambiare tutta la nostra città di Vicenza e questo aiuta sicuramente l'aspetto economico sia per le imprese ma anche per il turismo, e tutto questo indotto porta a migliorare quella che sarà la qualità della vita all'interno della città e la qualità delle vita anche delle persone che la frequentano. La TAV promette di cambiare volto a Vicenza. Davanti alla stazione il comune punta a costruire un tunnel così da interrare il traffico e creare una grande area pedonale in Viale Roma da congiungere a Campo Marzio. Un'idea interessante che il sindaco intende provare a inserire, se non fosse che il tunnel per collegare Viale Venezia con Viale Milano, che non era previsto nel progetto preliminare, tecnicamente presenti diverse criticità. C'è il nodo del sottopasso veicolare sotto la stazione, stiamo verificando con i tecnici la possibilità di inserirlo. Ci sono dei problemi legati alla, diciamo così, agli spazi della sezione stradale, perché ci vogliono almeno 4 corsie, 2 in superficie e 2 in sotterranea. Quindi da questo punto di vista stiamo approfondendo con loro. L'alternativa naturalmente è il passaggio precedente. Se non sarà possibile portare il traffico sotto al livello della strada, allora le auto resteranno in superficie e verrà invece realizzato un sottopasso pedonale che porterebbe dalla stazione in Viale Roma. Un corridoio moderno, ampio 4 metri e il più possibile a cielo aperto, per evitare che vi si annidino sporcizie e degrado. Insomma, la partita è ancora aperta. Quel che è certo è che la TAV oggi è una grande opportunità, ma per essere realizzata richiederà anni. L'attraversamento di Vicenza comporterà lavori e cantieri che trasformeranno la città e la porteranno nel futuro. Ci saranno anni di cantieri e qua bisogna vedere la disponibilità da parte delle categorie economiche, delle amministrazioni, della politica, ma anche di tutti i cittadini. Ci vuole buon senso, tanto senso di responsabilità. Affronteremo degli anni difficili, ma se vogliamo lasciare un territorio e una città migliore dobbiamo far fronte a quelle che sono queste opportunità che sono irripetibili. Comporterà sicuramente dei sacrifici, ma la città sta cambiando in maniera importante rispetto a un progetto che vedrà appunto Vicenza 2030-2035 completamente diversa rispetto al passato, più funzionale, con servizi veloci di mobilità sostenibile come il filobus e soprattutto una capacità di trasporto ferroviario che aiuterà tantissimo il mondo imprenditoriale e i cittadini a spostarsi. Cambiamo decisamente argomento perché mancano pochi giorni alla riapertura delle scuole, ma la situazione non è ancora del tutto chiara. La scuola in tempo di Covid naviga a vista tra ansie, dubbi e indecisioni. Eppure una certezza c'è: quando suonerà la prima campanella, quella che inizierà sarà una nuova epoca. La didattica a distanza è stata un flop, se si può si evita, si torna in presenza e gran parte delle forze serviranno per gestire il Green Pass dei docenti. I bidelli rischiano di diventare sentinelle di frontiera che controllano la validità dei passaporti verdi. Se qualche insegnante ne è sprovvisto, il dirigente sarà tenuto a multarlo e 5 giorni dopo a sospenderlo dall'incarico. Dopo tutti questi passaggi burocratici, al confine con le aule,
All'interno delle classi riprenderanno le lezioni. Ovviamente i docenti entreranno a orari diversi e quindi i controlli saranno continui e richiederanno una grande organizzazione da parte degli istituti. E qui ci sono due problemi. Il primo, e hanno ragione alcuni dirigenti scolastici a sottolinearlo, è che il Green Pass deve essere controllato ogni giorno perché non fornisce al controllore la data di validità. E questo è un problema che in tutte le attività lavorative si verificherà. Il secondo è quali saranno le persone che dovranno controllare e verificare il personale in entrata? Bella domanda, anche perché da quel che risulta nel Vicentino ci sarebbero 130 bidelli assunti a fronte di 331 posti liberi, 43 assistenti amministrativi invece di 95 e 20 assistenti tecnici su 56. Insomma, le immissioni in ruolo del personale non sono sufficienti. Gli istituti sono spesso sotto organico e mancano risorse. La gestione del Green Pass, da questo punto di vista, è un problema. Noi crediamo che poteva essere evitato prevedendo prima e cercando dei tavoli concertativi, prevedendo prima anche con noi, anche con le strutture sindacali, delle riunioni che potessero capire come organizzare questo momento. Un problema che adesso verrà affrontato nel modo migliore dagli istituti scolastici. L'obiettivo di tutti oggi è difendere il ritorno a scuola in presenza per gli studenti. Se noi crediamo che sia importante che l'attività scolastica riprenda in presenza, dobbiamo assumerci la responsabilità di determinare quali possono essere le scelte che garantiscono salute dei genitori che sono a casa, dei nonni e dei figli a scuola, degli insegnanti e di tutto il sistema sociale. Passiamo ora alla cronaca con un incidente del quale vi avevamo dato notizia questa mattina nel corso del nostro Focus TG. C'è una denuncia per omicidio stradale. Arsiero, l'ultima tragedia della strada si consuma in pochi maledetti istanti. Sono le 9 di sera quando in via dei Longhi un 25enne alla guida della sua berlina esce da un parcheggio ma lo fa in retromarcia e proprio in quel momento sta passando una moto. A bordo Andrea Canale, quarantenne di Tonezza del Cimone, e una coetanea di Vigonza. Lo scontro è fatale. Per il quarantenne la situazione appare subito gravissima. Viene ricoverato all'ospedale San Bortolo a Vicenza, ma non ce la fa. Muore per lo shock emorragico. L'amica invece viene ricoverata all'ospedale di Mestre in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri di Valdastico che accertano la dinamica dell'incidente e fanno l'alcol test all'automobilista che risulta negativo. La macchina e la moto vengono poste sotto sequestro a disposizione della procura di Vicenza, mentre il 25enne di Arsiero, che secondo i rilievi dei militari ha omesso di dare la precedenza, è stato denunciato per omicidio stradale. Ancora cronaca con la Guardia di Finanza che arresta una persona perché aveva una serra di marijuana in casa. Nanto trasforma il suo appartamento in una serra per la marijuana. Sono le fiamme gialle a scoprirlo in un blitz. Oltre all'intera camera adibita alla coltivazione di cannabis, i finanzieri trovano 5 kg di piante piene di infiorescenze pronte per la raccolta. Marijuana già confezionata, 30 grammi di cocaina e 20 di sostanza da taglio, oltre a un bilancino di precisione. Scattano così le manette per un 31enne. L'uomo era stato fermato mentre guidava la sua auto. In seguito a un accertamento, la Guardia di Finanza ha rilevato che su di lui c'erano già precedenti di polizia, tra cui alcuni legati allo spaccio di stupefacenti. Col cane antidroga Ray, le fiamme gialle, nel corso della conseguente perquisizione, hanno scoperto che alla rete elettrica dell'abitazione dell'uomo era stato collegato artigianalmente un appartamento vicino. Aperta la porta, le fiamme gialle si sono trovate davanti a quello che può essere considerato un vero e proprio laboratorio clandestino della droga. Parliamo ancora di droga perché un pusher è stato inseguito e bloccato dalla polizia locale a Campo Marzo fra gli applausi dei cittadini. Campo Marzo è sotto stretto controllo. Gli occhi elettronici non perdono un colpo e mettono a fuoco un giovane che si avvicina a un 25enne già noto per spaccio e rapina. Ed è da lui che riceve un involucro sospetto. Lo scambio viene visto anche da una pattuglia di agenti in borghese del nucleo operativo speciale. Vengono chiamate le pattuglie antidegrado che fermano il giovane che consegna 2 dosi di marijuana pagate 30 euro. Per lui scatta una sanzione. A questo punto inizia l'inseguimento del pusher che tenta di scappare su una bicicletta che poi abbandona per continuare a fuggire a piedi, tallonato dagli agenti sotto gli occhi dei passanti. Il pusher viene raggiunto grazie anche all'intervento degli agenti
agenti in borghese in Via Verdi, dove viene bloccato e denunciato tra gli applausi dei cittadini, ormai esasperati da questi spacciatori che infestano Campo Marzo. Voltiamo pagina, parliamo delle segnalazioni che arrivano da voi telespettatori, andiamo in Via Faedo. Posso dire che attorno a qua nell'area purtroppo c'è qualcuno che abbandona dei rifiuti, in particolar modo più che su Via Faedo i problemi sono sulla famosa rotatoria, la rotatoria che collega la centrale del latte con il centro commerciale Palladio. Lì molte volte vediamo un abbandono di rifiuti, anche se AIM regolarmente li rimuove, ma essendo una zona non presidiata e non illuminata di notte, qualcuno non vede di meglio che lasciare questi rifiuti. È la preziosa testimonianza di chi lavora in quest'area da anni e che quotidianamente ha il polso della situazione per quanto riguarda l'abbandono selvaggio dei rifiuti. Una situazione inaccettabile. Per noi è una cosa inaccettabile, perché noi che lavoriamo alimenti, noi che puntiamo sulla qualità, vogliamo una qualità anche ambientale attorno a noi, che ci sia pulizia e ci sia rispetto dell'ambiente, rispetto di tutto. Quest'area è in parte pubblica e sarebbe in parte ancora oggetto di una serie di contese catastali. Nel dubbio su chi competa la responsabilità alla pulizia, si insinuano i comportamenti degli incivili. Alla fine sono alcuni soggetti che lasciano dei materiali, ecco, che potrebbero portare benissimo ai centri di raccolta. Per motivi vari, e si possono capire anche quali, non lo fanno e preferiscono lasciare i prodotti per strada al buio di notte. L'area della rotatoria è infatti ancora sprovvista di illuminazione e al buio diventa terra di nessuno. Zona di nessuno, che non viene assolutamente manutenuta, non ci sono nessun servizio, ci sono topi, scarafaggi, zanzare a migliaia, e questi alberi dovrebbero essere o tagliati o messi a posto, perché c'è un canale di scolo che porta l'acqua alla roggia e che si intasa regolarmente. È proprio allarme, insomma, non si abbastanza, può non si può lasciare così. Poi ha visto anche lei i rifiuti in che stato sono. Che fare dunque? Segnalazioni all'autorità sarebbero state inviate, ma per il momento senza risposte. Un'idea potrebbe essere l'estensione del numero di telecamere e l'impiego di autocivetta. Un'autocivetta anche, ma io penso proprio l'illuminazione, soprattutto l'illuminazione è la cosa importante. Guardate che le strade non illuminate sono difficili da gestire. Ci auguriamo che comunque ci sia un maggior controllo, un maggior presidio e i responsabili vengano individuati. Torna a grande richiesta la nostra rubrica Filo Vicenza. Stasera parliamo dei Giardini Salvi. Buonasera amici ed amiche di Rete Veneta, ben ritrovati a questa nuova puntata di Filo Vicenza. Anche durante questo agosto i Liberi Pensatori e Rete Veneta non si sono fermati, ed ecco i risultati del questionario: quale futuro per i padiglioni dei Giardini Salvi? C'erano tre domande. La prima era: quanto spesso vi recate nei Giardini Salvi, ai padiglioni dei Giardini Salvi? E il 71% ha risposto qualche volta, quindi insomma non troppo, però è un luogo sicuramente frequentato dai vicentini. Poi la seconda domanda era: bene, cosa fare di questi padiglioni? Con il 34% i vicentini hanno reputato opportuno per quell'area delle zone universitarie. Mentre la terza domanda è: beh, allora a questo punto che ventistica, cosa fare, quanto di frequente usare? Ebbene, il 73% di vicentini ritiene opportuno che per quell'area ci siano almeno 100 giorni l'anno di manifestazioni. Quindi i Giardini Salvi e il padiglione sono sicuramente reputati dai vicentini come un luogo di eventistica e come tali devono essere trattati. Ora, questi risultati sono solo parziali, continueremo a raccoglierli nelle prossime settimane e poi, come sempre, andremo dalle autorità competenti a portare i risultati. E la prossima volta non ci sarò io, ma ci sarà Giovanni Ottomano, che è il ragazzo che si è occupato di questo questionario. Alla prossima. La delegazione di Piovene Rocchette ha partecipato alla posa di un monumento dedicato ai caduti della prima guerra a Biella. Buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Oggi sono qui a commentare e a condividere con voi una bellissima iniziativa del Comune di Biella. Un'iniziativa che ha visto partecipe anche il Comune di Piovene Rocchette e tantissimi altri comuni
del territorio nostro nazionale. Un'iniziativa a favore di chi? A favore del ricordo di dei caduti della Prima Guerra Mondiale. 91 militari di Piovene Rocchette morti durante la Grande Guerra sono stati ricordati in una cerimonia a Biella. Sul selciato della memoria è stato posato la pietra di riuso nell'area monumentale Nuraghe Cervu, che sarà la più grande d'Europa. Un'iniziativa che ha convinto gli amministratori di Piovene Rocchette, che hanno voluto presenziare con la lapide in ricordo dei propri caduti. Un ricordo che deve essere indelebile nelle nostre menti, un ricordo che deve essere sempre vivo e che ha visto morire tantissimi giovani per conquistare quei ideali di libertà e di unità territoriale che si volevano costruire a quel tempo. La delegazione di Piovene Rocchette è stata la prima della provincia di Vicenza ad aderire all'iniziativa partita da Biella e rivolta a tutti i comuni italiani. La lastra donata è di pietra bianca di Piovene, consegnata con stelle alpine fatte ad uncinetto piantate in una granata, simbolo di speranza. Abbiamo dato l'inizio, abbiamo dato il là per far partire l'iniziativa anche a Vicenza e essere più comuni della provincia di Vicenza partecipi a questa iniziativa in terra biellese. Se li ricordiamo, i nostri morti, i nostri caduti, i nostri figli avranno sempre rispetto di chi ha costruito la nostra Italia. Se li lasciamo nel dimenticatoio, potremmo avere una società forse molto bella, ma priva di ideali. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che dopo la nostra informazione andrà in onda Sport in Casa con Alex Iuliano, che parlerà questa sera di calcio e della categoria d'eccellenza. In studio Ennio Dallafina, direttore sportivo dello Schio, e Moreno Visentin. Questa sera il nostro direttore Luigi Baccialli avrà come ospiti a Focus Marcello Bano, Vanessa Beghin, Augustinus Breda, Settimo Gottardo, Barry Mason e Gianluca Schiavone. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e vi lasciamo al meteo.